Amici lettori, bentrovati ad un nuovo video. L'altra volta mi avevate chiesto di parlarvi e mostrarvi anche i miei acquisti fumettistici. Voi sapete che un'altra mia passione, oltre ovviamente quella della lettura, c'è quella dei fumetti. Sono stato per lunghi anni. Per più di 15 anni, un lettore accanito di Topolino. Ancora ho molti Topolino collezionati da parte, messi in una libreria in un'altra casa, non qui. Ma da qualche anno, sono anche appassionato di Tex perché mi piace l'ambientazione western, quindi oltre ai film, ho iniziato a leggere, a divorare molti numeri di Tex. E spero presto di potervi mostrare la mia collezione di Tex. Ah no, non è ancora così grande, però già siamo sulla quarantina di numeri, se non di più. Man mano sono riuscito a collezionarli, a comprarli nei mercatini o nelle edicole. Ci sono alcune edicole che vendono vecchi numeri di Tex, per fortuna a prezzi più ridotti, però si fanno pagare. Tra l'altro ho da poco conosciuto in uno di questi mercatini in paese un venditore di libri e di fumetti usati che lui riesce a procurarsi e mi ha detto che è disponibile a vendermi molti numeri di Tex. Ovviamente poi ci metteremo d'accordo e vedremo anche per il prezzo e che cosa ha a disposizione. Però mi ha assicurato che oltre a Tex ha pure Nathan Never, ha anche tanti Topolino, anche libri usati. Insomma, la cosa si è fatta davvero interessante e l'ho conosciuto casualmente. Stavo per entrare al cinema a vedere Avengers Endgame, che ancora non vi ho recensito, e il mio occhio cade su questa bancarella piena di Tex. C'era una montagna di Tex, ovviamente non potevo non avvicinarmi per vedere se ne valeva la pena. E alla fine li vendeva 1 euro ogni numero, quindi direi un prezzo abbastanza ottimo, ottimo. E comunque erano in uno stato buono, non erano per niente rovinati, quindi bisogna stare attenti anche a... Purtroppo i vecchi Tex tendono a staccarsi. Ma bando alle ciance e vediamo il malloppo che sono riuscito a procurarmi. Allora, ho acquistato questo Maxi Tex numero 24, il cavallo di ferro. Ogni 6 mesi esce un Maxi Tex, quindi una storia ovviamente inedita, e ogni Maxi Tex è composto da 290 pagine. Devo dire anche le illustrazioni di questa storia sono veramente spaziali, fantastiche. Questo contiene due storie, il cavallo di ferro e l'altra è la carovana dei Cherokee o Cherokee, non so come si pronuncia. Quindi entrambe le storie parlano di indiani. Vi leggo la quarta di copertina. Un giovane Dakota prepara la sua personale vendetta contro la compagnia ferroviaria per cui lavora. Mentre sul treno per Winslow viaggia una pericolosa banda di rapinatori. Una pacifica carovana di Cherokee in cerca della terra promessa è in pericolo. Gli Utes sono sul sentiero di guerra. A guidarli è Lupo Giallo, un indiano bianco. E che dire, anche la quarta è fantastica, con tutti gli indiani che stanno per attaccare. E niente, mi piace il formato dei Maxi Tex, mi piace proprio l'avventura che emanano le storie di Tex. Poi, sempre in edicola,
Ho preso gli ultimi due tax, il tax di marzo 2019, il numero 701, la regina dei vampiri, eccola qua, e poi il numero di aprile, il 702, il tempio nella giungla, il tempio nella giungla. Questi due li ho già letti perché la storia è prima e seconda parte e devo dire che mi è piaciuta, carina, carina, una bella storia e c'è il ritorno del Morisco che conosciamo tutti, no? Quello col cappello, col fez rosso in testa, il Morisco, un esperto di misteri, di enigmi, eccetera. Poi preso tra i libri usati, ho preso una ristampa di Tex, La Laguna Morta, che è il numero 444. La Laguna Morta, sono riuscito a comprare questo in edicola. C'è questo cattivo con la maschera da... cos'è? Tigre? Pantera? Non lo so. Sembra una pantera. Quindi numero 444. E poi ho trovato due chicche, due numeri vecchi di Tex. Ho trovato il 349 Abissi. 349. Vedete? Che bello. E altri due numeri. Allora, il più vecchio è questo qua, il numero 266, la strega. Guardate com'è vecchia la copertina, si vede che è abbastanza è trascorso del tempo. Ok, e poi il numero 313, la caverna dei Tugs. La caverna dei Tugs. Vedete? Bello. Questi sono i due più vecchi che ho per ora. Ma credo di averne, sì, ne ho ancora di più. Ho dei numeri ancora più arretrati di questi. Questo volume, che sarebbe il numero 61. Di 70 anni di un mito. Guardate che bella la copertina. E il numero 61. Questo contiene la storia. L'ultimo assassino. Ed è ovviamente interamente a colori. È tutto a colori, come potete ben vedere. È tutto a colori. Faccio vedere un'altra pagina. Ah, tra l'altro qui Tex incontra Calamity Jane, la famosa cowboy donna, quindi cowgirl. Fatemi sapere, ecco, mi piacerebbe collezionare tutti i numeri di questa collana, c'è anche il disegno dietro che si forma man mano che collezioni tutti i numeri. Io purtroppo ho solo il numero 61, ma ovviamente costano, quindi credo costano sui 7 euro ogni numero. Poi a ottobre ho acquistato, anzi a novembre 2018, ho acquistato il primo numero di Tex Willer. Praticamente la Bonelli ha deciso di aprire una nuova collana di Tex, dove vediamo Tex in gioventù, quando era giovane. Ed è interessante come proposta, come idea. Solo che ho acquistato solo il primo numero, Vivo o Morto, eccolo qui. Ho acquistato solo il primo numero e poi non ho più acquistato gli altri. Però potrei, forse li recupero in edicola, nella mia edicola di fiducia, forse c'hanno gli arretrati, devo vedere. E, bah, non mi è dispiaciuto questa storia. Però
Però la pecca è che sono soltanto 66 pagine, al fronte invece del text normale che sono 100, 114 o 116, non ricordo, 114. Quindi direi la metà ad un prezzo però quasi simile al text mensile, 3,20 euro. Il text mensile è 3,50, quindi diciamo che a livello di prezzo è caruccia questa collana, forse anche per questo motivo non l'ho più comprata. Però l'idea è straordinaria, anche i disegni mi erano piaciuti molto. Ecco qui. E comunque è interessante. Ho finito con i text, vi mostro. Questo primo volume della storia, del West che ho comprato a soli 4,90. Spero si veda. Ecco qua. Io vi consiglio di acquistarlo perché è una saga, western, che appunto ci parla del Far West, del West, e ovviamente c'entra con Tex perché è una saga western. Solo che ho scoperto che sono un botto di volumi, sono più di 60 o 70, credo. Quindi sicuramente non penso che li acquisterò, assolutamente no, perché sarebbe un'ulteriore spesa che attualmente non mi posso permettere. Però devo dire che chi è una, ovviamente un'ennesima ristampa, chi già ce l'ha è fortunato ad averla perché una veramente fatta bene. Tutta a colori, tra l'altro, ecco, è tutta a colori ed il formato è gigantesco. Guardate la differenza tra un Tex e tra un Tex, vedete? E la storia del West è enorme, guardate quant'è. Cioè, è il doppio praticamente. Benissimo, io ho concluso qui. Fatemi sapere, se volete che vi recensisca i numeri, di text che mano a mano leggo, se volete vedere la mia collezione minuscola di text, però ce l'ho. Quindi mi raccomando, fatemi sentire e noi ci vediamo al prossimo video. Vi auguro una buona giornata, a presto, buone letture, ciao amici!